Pietro, Jacopo, Matteo, sei Caterina, Cesare, Riccardo De Riccardo, Roberto Carano, Simone De Berna. Manca ancora qualcuno? Che è successo? La componente tecnologica che fa parlare le carte. Ci siamo fatti? Sì. Allora, signori, in questa sala sono state ricostruite tre storie connesse ai temi, tre temi fondamentali della nostra città: l'eruzione del Vesuvio, la peste del 1656 e la redenzione dei cattivi. Ora, come si incastrano queste storie e questi temi alla vita dell'archivio? Eruzione del Vesuvio, 1631. La lava erutta, arriva alle porte della città di Napoli, il popolo spaventato prende il busto reliquario di San Gennaro, quello che conteneva che contiene le ampolle col sangue, lo porta vicino al Vesuvio, il sangue si scioglie per la prima volta e la lava si ferma. San Gennaro fu un miracolo, come si dice a Napoli. E il popolo napoletano, per ringraziare San Gennaro, che cosa fa? Decide di comprare una collana d'oro e gemme preziose da mettere sul busto reliquiario del santo. Questa collana viene pagata e il pagamento viene registrato all'interno, ovviamente, dei banchi. Seconda storia, la peste del 1656. Durante l'epidemia in generale, ma soprattutto durante la peste del 1656, si assiste alla produzione, ad un'impennata nella produzione delle fedi di credito connesse ai beccamorti e ai monatti. Perché? Perché erano gli unici che potevano prendere i corpi e portarli fuori dalla cinta muraria della città, perché si pensava che portando fuori l'appestato si portava fuori la malattia. Ora, cosa devono fare questi monatti? Comprare cavalli, paracarri, carretti, lenzuola, e tutti questi pagamenti venivano registrati all'interno dei banchi. Ma la storia, forse ancora più interessante, che si lega a quello che è il tema di questa serata, è la redenzione dei cattivi, ossia il recupero dei cristiani rapiti dai musulmani e resi schiavi in Terra Santa. Battaglia di Vincenzo, che si trova in potere dei turchi. 18 maggio 1601. Onorato padre e onoratissima madre, per grazia dell'Altissimo e gloria del Principe dei Profeti, sappiate che sono vivo. La nave che da Tunisi avrebbe dovuto riportare a casa me e la mia cara sorella Anastasia, come saprete, non giunse mai alla desiderata destinazione. Persa che fu la vista della costa, ci attaccarono gli infedeli con tre battelli. Io e Anastasia fummo fatti schiavi e venduti ai diversi padroni. Se vi importa ancora di me, padre, vi prego di aiutarmi. Ricordi una volta per una schiava d'orca, poi fatto cristiana nominata Anastasia, bianca, bionda e rossa e di bassa statura. Amatissimo Mosè, figlio mio, sapervi vivo ci riempie di gioia. Io sposo, vi scrivo per il Signore. Vostro padre ha presentato la sua supplica alla maestà del sultano. Ed egli vi ha fatto raccomandare presso i suoi ambasciatori affinché siate presto posti in libertà a mezzo di uno scambio. Fatevi forza, figlio, perché presto ci ritroveremo. Nulla invece si è potuto fare per la dorata Anastasia. Di cui niente ci è dato sapere. Ricoperto da una sindone di velo trasparente dello stesso marmo, l'ha detto San Martino, lavorata di tutta soddisfazione, non restando perciò a conseguire altro da esso, sino al 24 dicembre. Il mio nome è Gennaro Di Pet e sono stato al servizio del principe Raimondo fino all'ultimo. Eh già,
Quando ero ancora ragazzino, mi portò a palazzo e mi affidò la cura delle sue faccende. Spesso mi mandava a pagare i suoi conti, a ritirare i suoi averi, aveva piena fiducia in me. La costruzione di quel palazzo fu una fatica. Andavo avanti e indietro per trovare i soldi e Sua Eccellenza continuava a chiedere. Ah già, e continuava a spendere. Nella cantina ci fece mettere una stamperia, mi fece comprare più di 30.000 lettere di carattere sesto. All'eccellentissimo Raimondo De Sangro, per lettere 30.000 di carattere sesto, fratondo e corsivo. E per me i suddetti ducati 60 li pagherebbero i signori governatori della medesima nostra Santa Casa. Per la transazione fatta da me con questa Santa Casa, per lo scontro da me. Allora, signori, in questa sala dedicata al mercato, come vedete, tutto è stato un po' strutturato come se fosse un mercato: una serie di banchi, una serie di conciliceri. Non aveva mai soldi, ovviamente, per comprare il grano, e quindi i banchi anticipavano. Ma abbiamo scoperto anche come venivano valutate le case attraverso i pagamenti per i fitti, perché i nobili avevano i loro palazzi, ma la stragrande maggioranza dei napoletani vivevano in fitto. Pensate che un appartamento di due stanze lungo la via Toledo veniva stimato circa 45 ducati l'anno. Lo stesso appartamento con la stessa metratura alla Duchesca, quindi nella parte orientale della città, veniva stimato 12 ducati l'anno. Quindi già attraverso questa differenza noi sappiamo che nel 600 i napoletani consideravano la parte orientale come quella più popolare. Per capirci, un ducato oggi ha il valore di circa 20-30 euro. È una conversione di massima, perché un conto è il ducato del 500, un conto è il ducato dell'800. Però, insomma, grosso modo ci aggiriamo tra i 20 e i 30 euro. Datti caso, ma chi sei? Che sprai? Rispose con due occhi invocati. Una storia molto interessante. Decidevano di aprirsi il conto. Al momento della registrazione cambiavano il cognome, perché Esposito era considerato un marchio. Tutti sapevano che non avevi genitori, tutti sapevano che avevi guadagnato. Musa, non sono femmina. Turco, sono Musa. Il braccio mio luccica, il sangue luccica. Non ho 30 anni, non ho la barba in faccia. Due lettere D mi hanno cucito in faccia. Audacemente, bianco, schiavo. Non chiavo, sanguino. Le loro cicatrici sono pane quotidiano, alimento notturno, sostentamento dei padroni di Bari, di Positano, di Messina, e se si fugge a Ponza ti ripigliano alla schiena.